elemento da eliminare piuttosto che invece un elemento da valorizzare, potrebbe essere interessante partire da lì. E poi effettivamente stavo ricordando che noi probabilmente parleremo della decisione completamente robotica, no? Certo. Benissimo. Allora, ti aspettiamo in chat. Ecco, non so se avete sentito la domanda, ma Francesco, sì, l'abbiamo sentita come un'opportunità la complessità. E allora vi illustro subito una necessità di metodo, perché quando l'uditorio è composito, e cioè abbiamo dei discenti dottorandi, quindi con un certo livello di specializzazione, ma poi anche degli autorevoli colleghi, io cercherò di mettere in luce due fasi dello scenario della decisione robotica, uno potremmo dire un po' più didattico, didascalico, un altro viceversa problematico, perché mi farebbe estremamente piacere sollecitare anche nei colleghi alcune riflessioni costruttive. E allora, da questo punto di vista, intanto segnalerei come base per uno studio del tema la trilogia dell'Accademia dei Lincei, che quindi qui ovviamente mi rivolgo ai discenti. Sono tre volumetti che amabilissimi, perché sono scritti non solo da giuristi, c'è tutto un tema legato alla parte scientifica delle formule matematiche, da umanisti, da filosofi, che in qualche modo è una trilogia, perché fa un po' capire il collegamento che c'è, e arriviamo poi alla decisione robotica, fra la cosiddetta calcolabilità giuridica e quindi la possibilità di prevedere come una norma possa essere attuata e in particolare applicata, e quindi l'esito di una fattispecie concreta rispetto al disegno normativo, il vincolo giudiziale del passato, perché nella nostra giurisprudenza, sebbene le decisioni non siano vincolanti, rappresentano comunque un avamposto particolarmente significativo per l'interprete, per poter ricondurre all'interno del nostro ordinamento vicende che sono state già decise, e quindi c'è stata già un'applicazione da parte dell'interprete per definizione. E da ultimo proprio il volumetto che si chiama La decisione robotica, che quindi in particolare segnalo il terzo, che ha a che fare con quanto anche Ernesto, Francesco hanno segnalato. Dico subito che tutto il tema che riguarda la problematica riferibile a un giudice che via via possa essere sostituito da un algoritmo, francamente mi interessa molto poco, e vi spiego anche il motivo. La ritengo una lettura un po' filosofica dello stato dell'arte del nostro ordinamento, che si sta un po' identificando in alcuni cardini che secondo me non sono decisivi, e cioè il tema del precedente, il tema delle clausole generali, il tema potremmo dire del fatto che ci sarebbe meno incertezza nella decisione, perché certamente l'algoritmo è più preciso, e quindi quando va a scaricarsi i 90 precedenti favorevoli e poi ne individua 5 contrari, dà ragione alla parte facilmente, perché si conforma a quei 90 precedenti favorevoli. E quindi direi che è un dibattito di un certo interesse, ma più culturale che giuridico, che è importante, ci mancherebbe altro che i giuristi facciano anche cultura. Anzi, ora che è tornato Francesco, mi fa piacere, lo senso leggere proprio dal volumetto sulla calcolabilità giuridica e le parole di un nostro caro amico, che come immaginerete mi riferisco a Mario Nuzzo, che oggi non c'è più. E lui in quel volumetto sulla calcolabilità giuridica, proprio con riferimento alla cultura dei giuristi, ci scrive a pagina 148, questo è il volumetto sulla calcolabilità giuridica, che è il primo di questa trilogia: è necessario anzitutto un'effettiva disponibilità a studiare i fenomeni nuovi che caratterizzano la legge positiva e il diritto vivente, che ne disegna il senso e il contenuto precettivo, senza essere vincolati al rimpianto per le semplificazioni e le geometrie logiche che caratterizzano le soluzioni più coerenti con la tradizione.
accettando serenamente il principio per cui nessun problema può essere risolto dalla cultura che lo ha creato. E sono parole, al di là dell'affetto che in questo momento lega tutti a questa figura, lo dico per i più giovani, recentemente scomparsa e fine giurista. Però non possiamo porci con l'atteggiamento di chi non è nativo digitale in una vicenda che riguarda invece i nativi digitali. Io mi trovo, molti di voi lo sanno, in una correzione del concorso notarile, vedo Vincenzo Barba, che stiamo facendo da remoto, ma non da remoto rispetto all'interrogazione orale del candidato, no. Ma nella correzione dell'elaborato scritto. E non faccio ovviamente commenti perché sono parte in causa. Però questo significa moltissimo con riferimento a quanto lo strumento possa incidere rispetto addirittura a questo punto, siamo pubblici ufficiali a distanza con tutte le caratteristiche del caso. Allora, metto solo i termini come se fosse un'agenda della parte, diciamo, che a me interessa di meno, che però io ho in qualche modo esemplificato e credo Francesco abbia fatto girare in quel piccolo pamphlet che riguarda i 7 vizi capitali dei giudici robot, dove, li ripeto perché non sono originali, nel senso sono anche una piccola agenda di quelli che sono i temi in campo. Il vizio ontologico degli algoritmi che inevitabilmente non selezionano tutti i dati esistenti in natura e quindi certo si dirà neanche il giudice in carne e ossa li seleziona tutti, però il giudice in carne e ossa avendo quella dose di empatia nei confronti del soggetto che deve giudicare o comunque della fattispecie concreta che si realizza vivida sotto i suoi occhi, è probabilmente in grado intuitivamente anche di selezionare alcune vicende rispetto alle altre. L'assenza di empatia da parte dell'algoritmo inevitabilmente diventa semplicemente un fattore quantitativo e quindi non potendo prendere in considerazione tutti i fatti e dati esistenti, ne prenderà alcuni secondo un criterio convenzionale che gli è stato attribuito dal programmatore. E questo però significa che sono sempre imperfette, come sono imperfette le decisioni degli esseri umani, sono altrettanto imperfette le decisioni degli algoritmi. Altrettanto vedremo che poi probabilmente hanno, rispetto ad alcune vicende, un margine di errore inferiore. L'altro tema che riguarda soprattutto a questo punto il processo amministrativo è l'errore dell'algoritmo, che potrebbe non essere immediatamente identificato in assenza di trasparenza rispetto a qual è il codice, potremmo dire, sorgente dell'algoritmo, cioè le istruzioni che sono state date all'algoritmo. Cioè, mentre normalmente in una lettura di motivazione del giudice noi troviamo i percorsi logico-argomentativi che hanno portato a quella decisione, nel caso dell'algoritmo, quel percorso logico-argomentativo è all'interno di una formula che è stata aliunde definita e che poi viene applicata direttamente. Quindi il tema della trasparenza della motivazione è particolarmente complesso. Un'altra problematica riguarda il tema dei criteri interpretativi. Giudici più fedeli alla lettera della legge, altri più inclini all'interpretazione legata alle evoluzioni sociali, alla peculiarità del caso singolo. Qui il criterio ovviamente deve essere univoco e però diventa una scelta di campo. Quindi un algoritmo decisionale che si rifà alla lettera della legge piuttosto che non all'evoluzione sociale, a quel punto segnerà il campo di tutte le decisioni, a prescindere da magari situazioni che potrebbero far propendere più in un'ottica magari di lettura interpretativa legata a un criterio diverso. Altro tema è il tema dei precedenti giudiziari, anche questo è stato messo sul tavolo già, ma quali precedenti? Quelli fino agli anni 70, agli anni 50, andiamo indietro fino al secolo scorso, ci attestiamo soltanto negli ultimi 10 anni.
evidente che questo terzo e quarto punto sono strettamente legati a una convenzione, e cioè il soggetto decisore, nel momento in cui stabilirà quale dovesse essere l'algoritmo, farà delle scelte di campo e quindi, ad esempio, potrebbe decidere di consentire soltanto l'accesso entro un certo periodo storico ai precedenti. E lo stesso, ripeto, legato al criterio interpretativo di riferimento. E quinto problema, le clausole generali, la correttezza, la buona fede, la diligenza. Buona fede e correttezza è la ricerca che con Francesco e altri dei presenti stiamo portando avanti. E queste sono come finestre affacciate sul mondo, però il mondo non è codificato, non è descritto all'interno di una norma in maniera analitica, e quindi qui dentro ci sono dei margini di anche discrezionalità interpretativa che probabilmente diventano invece delle strettoie se affidate alla decisione robotica, cioè da parte dell'algoritmo. E, altro passaggio, nel momento in cui queste decisioni sono così legate al precedente, c'è tutto il tema della possibilità anche di predire la decisione che davanti a una fattispecie sostanzialmente identica a un'altra probabilmente si realizzerà in maniera omogenea alla precedente decisione, e qui si apre uno scenario di grande interesse di uno slittamento dei sistemi di civil law nella common law, perché inevitabilmente diventerà presidio interpretativo il precedente anziché la possibilità della definizione di un caso singolo che possa anche disattendere un'eventuale decisione di segno contrario. Ultimo vizio che io segnalo, che è però quello dal quale appunto vorrei mettere la pars construens, l'enforcement della decisione robotica. A me interessa questo aspetto, e cioè, andiamo al secolo scorso, i processualisti, che non so se sono presenti, ma so che questo dottorato si inserisce all'interno, ricordano il grande dibattito che c'era tra Chiovenda e Carnelutti, noi civilisti, per noi Carnelutti è anche un riferimento del nostro sapere, in una prospettiva, diciamo, eminentemente funzionalista del processo del Carnelutti, il quale lo vedeva come un fattore di eliminazione del conflitto e di soluzione della lite, rispetto a Chiovenda che invece lo interpretava il processo come attuazione del diritto oggettivo. Quindi potremmo dire che nella prospettiva del Carnelutti si annida anche un principio della modernità della decisione robotica, non tanto attuazione di un diritto oggettivo quanto desiderio di eliminazione del conflitto e soluzione della lite, ancorché possa non essere ineccepibile quella decisione. E allora io qui proverei a inserire un elemento normativo di particolare interesse che riguarda tutto quel tema un po' astruso della blockchain. E cioè, noi nel febbraio dello scorso anno abbiamo avuto il nostro legislatore che ha fatto un'incursione nel sistema ordinamentale inserendo delle norme, chiaramente poi inserite in contesti non appropriati, comunque delle norme che fossero riferite, che sono riferite alla tecnologia blockchain e agli smart contract. Vi do la definizione in particolare che riguarda lo smart contract. Programma per il laboratore, dunque ingombriamo subito il campo, lo smart contract non è un contratto ma un programma per il laboratore, il quale opera su tecnologie basate su registri distribuiti, la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. E allora qui io davvero sollecito la intelligenza dei colleghi in chiave di dialogo. Può darsi una... dunque, ecco, non mi vedo più. Può darsi uno smart judgment? E cioè, potremmo arrivare, e allora qui c'è davvero una novità,
delle forme di esecuzione di una decisione, lasciamo stare che è basata sull'algoritmo, non è basata dall'algoritmo, ma che va a correlare il testo predisposto dalla macchina o dal giudice in carne e ossa con un enforcement immediato, strettamente collegato a questo punto alla attuazione dell'interesse che era stato portato in giudizio e che oggettivamente, una volta che si è deciso in un senso, non dovrebbe lasciare particolare spazio per poter essere un domani ribaltato in un'ottica di impugnativa. E cioè, se la logica della decisione robotica è che tanto, volenti o nolenti, anche un appello di quella decisione robotica probabilmente finisce nello stesso modo, perché tanto l'algoritmo è lo stesso e gli elementi che gli vengono dati sono gli stessi, a questo punto il giudizio diventa unico. E se il giudizio diventa unico, allora tanto vale che anche la fase esecutiva di quella sentenza sia il più rapido possibile. E se è il più rapida possibile, significa che, visto che ora siamo nell'ottica del 5G, dell'IoT e quindi dell'Internet of Things, e quindi la possibilità, sto parlando ovviamente di qualcosa che ancora non esiste, però è questo secondo me la prospettiva più interessante, di immaginare di coniugare una decisione robotica anche un enforcement robotico, e quindi a una decisione che a quel punto in forza o di una disposizione di legge o addirittura perché convenzionalmente definito dalle parti, possa portare immediatamente all'appagamento di un interesse e il sacrificio dell'altro interesse attraverso la dazione materiale di un corrispettivo, attraverso l'entrata nel possesso, nel diritto di proprietà di un bene, tanto con la blockchain a breve potremmo anche trasferire beni immobili. Ripeto, sto parlando in modo anche un po' provocatorio, però di per sé, una volta che il sistema normativo lo prevede, potremmo anche immaginare delle transazioni immobiliari attraverso i registri informatizzati della blockchain. Allora, questo diciamo, segmento temporale, che potrebbe a questo punto essere molto contratto fra la vicenda interna del processo e la vicenda che ai cittadini interessa molto di più, che è poi la fase esecutiva, la fase dell'attuazione di quella sentenza, la fase che per chi tra di noi fa l'avvocato sa che spesso è la fase ancora più litigiosa del diritto sostanziale, perché è fatta di formalismi, è fatta di adempimenti, è fatta di tutta una serie di coinvolgimento di soggetti terzi nella fase esecutiva, i quali effettivamente, non essendo delle macchine, hanno tutti i vizi, anche le virtù degli esseri umani con riferimento a tutta una serie di imperfezioni. Anche i temi di una, chiamiamola, dilazione temporale tipica del processo, ma che si giustifica nell'ottica che poi ci sono delle impugnative, allora si capisce anche perché quella esecuzione del primo grado è eventuale e non è mai automatica, perché poi c'è un secondo grado che può ribaltare tutto, addirittura c'è una Cassazione che può vanificare sia il primo che il secondo grado. E se ci affacciamo in questa nuova prospettiva ad una decisione robotica, ci sono margini per una rivisitazione di quella decisione? Se non ci sono margini, come io a questo punto credo, ma allora ragioniamo in termini invece molto più pragmatici della fase dell'enforcement, perché allora lì ci può essere un beneficio della collettività, perché potremmo dire il prezzo che si paga alla certezza giuridica, perché effettivamente tutti quei, chiamiamoli, sette vizi capitali dei giudici robot condensati, ma che trovate in modo molto più ampio in questi tre volumi e peraltro anche in volumi che non ho citato ma che stanno circolando tra colleghi, scritti da colleghi, scusatemi, e diventa in qualche modo l'archetipo di un nuovo processo che, toccando in senso difettoso il tema della certezza, invece compensa con una fortissima celerità all'interno della realizzazione dell'interesse che era stato dedotto in giudizio. E quell'interesse dedotto in giudizio, con le nuove tecnologie, facilmente potrà non avere più la necessità della mediazione del soggetto preposto all'interno delle procedure civili. Penale non oso entrarci perché
penso che anche tanti presenti probabilmente interessi di meno, ma parliamo della procedura civile, che normalmente è mediata da un ausiliario, da un pubblico ufficiale, da un soggetto, che in questo caso è assolutamente irrilevante e inutile, perché io posso trovare soddisfazione di quell'interesse che a quel punto è acclarato nella sentenza praticamente pochi secondi dopo della sentenza stessa. Io penso che sia questo il tema su cui dovremmo discutere, non per tralasciare l'altro aspetto che chiamo un po' più filosofico della decisione dei giudici robot, che è interessante, affascinantissimo, e mi rivolgo allora ai discenti, va studiata e va studiata in modo analitico e in modo anche puntuale, e in modo da evitare di fare sociologia del diritto, ma per fare proprio i civilisti in senso stretto. Però ai colleghi che invece hanno tutte le carte in regola per poter dare un contributo di cultura giuridica, come ci diceva Mario Nuzzo, anche se magari abbandonando la propria esperienza di mondo delle cose note, e vorrei aprire questa riflessione che non ho riscontrato oggi nel dibattito pubblico, e cioè della contrazione e forse anche della coerenza fra un enforcement sostanzialmente smart, che è la stretta conseguenza di una decisione che inevitabilmente è blindata. Poi, per carità, ci troveremo anche dei meccanismi per confutare l'algoritmo, abbiamo una creatività tale che troveremo anche il meccanismo per fare anche l'appello sull'algoritmo. Nessuno di noi, per un sistema garantista come quello italiano, mi pare anche difficile che non lo si trovi. Però adesso è una chiacchierata davvero fatta più di impressioni e principi. E se capiamo che l'esito può essere una sorta di ineluttabilità della decisione, molto simile, la norma sugli smart contract evoca ovviamente la negoziazione tra privati. La norma evidentemente si riferisce a un procedimento e non a una negoziazione, quindi potrebbe essere applicata anche alle sentenze, perché non è detto che le parti non lo vogliono, oppure un giorno ci sarà una legge che prevede quello. Però significa, come lo è, e qui il dibattito è molto importante e abbiamo pubblicato nelle varie riviste dei presenti tanti bellissimi contributi sugli smart contract, che arrivano anche lì però a mettere in luce come questa sorta di irreversibilità di una esecuzione che poi va contestata dopo, e in qualche modo il rapporto che noi abbiamo tipicamente con la pubblica amministrazione, che prima paghiamo e poi eventualmente andiamo ad attivare il contenzioso. Nello smart contract succede sostanzialmente la stessa cosa, perché nel momento in cui c'è una clausola che dal punto di vista procedimentale viene immediatamente attuata dalla macchina, intanto i soldi sono usciti dal mio conto e sono entrati nel conto della controparte, dopodiché io impugnerò. Chiaramente in questi casi la fase stragiudiziale del precontenzioso è sempre decisiva, perché il buon senso vuole che soprattutto in quella fase che si riesce a riottenere una somma o eventualmente una prestazione indebitamente assolta. Però se stiamo in termini giuridici bisogna attivare evidentemente anche degli strumenti di difesa o di aggressione in termini giudiziari. Qualche cosa del genere a questo punto si va a traslare anche sulla fase, diciamo così, terminale del processo. Segnalo questa volta per i discenti che i contributi giurisprudenziali più interessanti sul tema non riguardano in realtà la giustizia civile, ma la giustizia amministrativa, perché abbiamo decisioni del TAR e del Consiglio di Stato che ovviamente non hanno deciso con l'algoritmo, ma hanno preso in considerazione dei procedimenti amministrativi, in particolare riguardava l'immissione in graduatoria del personale delle scuole, che sono state stabilite quelle diciamo così graduatorie attraverso degli algoritmi, e lì hanno messo in luce una serie di requisiti che debba avere quel procedimento algoritmico per avere una sua valenza giuridica, che riguarda in particolare la trasparenza, come inizialmente ho provato a suggerire, e cioè che si comprendesse qual è il criterio guida che ha portato a far arrivare primi e ultimi altri tre candidati, e anche tutto il tema legato a una sorta di coerenza intrinseca di questi sistemi rispetto al sistema normativo, e cioè a dire non si possono creare
delle norme tecniche che prevalgono sulle norme giuridiche. E qui noi siamo tutti colleghi di università e noi sappiamo perfettamente, quando andiamo ad accreditare i corsi di laurea, che per noi il sovrano non è il decreto ministeriale, ma il Cineca. E cioè, quando nel Cineca ci entrano quei docenti, ancorché siano tre straordinari a tempo determinato, ordinari, associati, ricercatori a tempo determinato, ricercatori, ma il sistema si chiude, ci dice che il corso è accreditato, e io, che per motivi gestionali mi trovo anche a fare questo mestiere, in questi ultimi 10 anni ci sono stati decine e decine di errori di trasposizione della norma giuridica del decreto ministeriale nel comando dell'algoritmo, ma guardate che prevale l'algoritmo, non il decreto ministeriale, perché una volta che il corso è accreditato, lì c'è un tema di pubblica fede, c'è un tema anche di affidamento di tutti i nostri studenti, e quindi sebbene quell'accreditamento non sia ineccepibile perché, che so, è stato conteggiato uno straordinario, mentre quell'anno non poteva essere conteggiato ma doveva andare in quota ricercatori, non in quota professori, perché poi talvolta sono anche questi problemi, nessuna autorità giudiziaria si sognerà di vanificare quella decisione algoritmica, perché a quel punto la conseguenza sarebbe che tutte le nostre lauree sarebbero invalide e quindi il povero studente si ritroverebbe con un pezzo di carta che non ha alcun valore. Quindi qui c'è anche un tema poi di contenimento di quelli che sono gli effetti di queste decisioni rispetto all'affidamento che si genera nei soggetti che poi sono i destinatari ultimi di queste decisioni algoritmiche rispetto a dei comandi impartiti dalla legge. Questo è un esempio molto concreto di quella funzionalità che ci suggeriva il secolo scorso Francesco Carnelutti, cioè a dire, più che la trasposizione della norma in senso oggettivo e quindi poi renderla decisione, e qui dobbiamo vedere una funzionalità di dirimere quella controversia, perché poi l'appagamento, potremmo dire anche sociale, è che non ci sia un ulteriore conflitto sulla decisione, cioè la decisione porti ad accettarla. Se non c'è questa accettazione, evidentemente non è ben fondata quella decisione. Non so se questo sarà lo scenario dei prossimi decenni, però io inviterei a riflettere su questi percorsi, un po' memore di queste prime righe che vi ho, poche righe che vi ho letto di Mario Nuzzo, ma un po' anche per cominciare a uscire dalla parte più bella, più filosofica, più ariosa della decisione robotica, né entrare nel sano pragmatismo di noi civilisti, che invece sono lacrime e sangue nel cercare di trovare dentro le discipline giuridiche anche delle soluzioni compatibili con quelle che poi è anche l'interesse collettivo della cittadinanza, perché comunque il diritto civile ha anche quello come orizzonte sotto i propri occhi. Grazie, grazie a voi, grazie Francesco. Grazie a te Alberto per queste interessantissime considerazioni, sulle quali chiederei a Nicola se ha da fare qualche domanda e sulle quali subito dopo aprirei anche il dibattito. Nicola, ci sei? Sì, ora ci sono, non avevo il microfono staccato come al solito, ahimè, scusatemi. No, io devo ringraziare il nostro relatore per questo bellissimo scorcio che ci ha disegnato e che è veramente problematico. Sì, lui ci aveva mandato quelle pagine di appunti con alcuni problemi e forse se fossi intervenuto prima che lui parlasse, gli avrei chiesto qual è però la sua sensazione di fronte, perché appunto poi si capiva che c'era una Pax Construens, cioè che comunque di fronte a tutti questi vizi che ha segnalato, però la tentazione di affidarsi anche a questo tipo di soluzioni sicuramente esiste. Certo, c'è da fare i conti con i massimi sistemi, riprendendo proprio gli spunti che
ci dava Alberto, anche Ernesto in avvio, viene da chiedersi a proposito della determinazione dei criteri e dei parametri, poi in base ai quali deve essere presa la decisione, quanto ci sia di giurisdizione in quell'attività, perché verrebbe da dire che il Cineca in realtà è un legislatore più che un giudice, per dirla, per riprendere l'ultimo esempio. Questo è il rischio che un po' si corre. Ed è molto interessante lo spunto che ci ha offerto Alberto a proposito del profilo dell'esecuzione, per quanto mi chiese sui rapporti privatistici, certamente il discorso è un po' più complesso, probabilmente, nel senso che spesso poi il pubblico ufficiale è chiamato a svolgere attività che la macchina forse potrebbe avere maggiori difficoltà a svolgere, se non quella appunto di mettere le mani nelle tasche del debitore, se ci riesce, cosa che sappiamo è sempre molto, molto complesso. Io non rubo altro tempo, forse anche perché poi un po' il focus della discussione è stato spostato, ecco, rispetto al problema della decisione su quello dell'esecuzione, quindi insomma alcuni spunti che avevo così, sui quali mi ero interrogato, perché questo non è un tema sul quale così non avevo mai avuto l'occasione di riflettere, però sicuramente il problema è insomma, la macchina ragioni molto, credo, inevitabilmente in termini di, secondo una logica di tipo if-then, cioè che è un po' la logica che forse potremmo tradurre nella logica della fattispecie. E noi ci troviamo invece a vivere una fase nella quale questa logica è messa in crisi da tutta una serie di approcci, e che forse questo c'è da chiedersi, io credo, e non so se su questo Alberto ci vuole dire che ne pensa, quanto davvero possiamo pensare a un tipo di soluzione di questo genere. Però mi fermo perché credo, aprendo una serie di finestre che poi il tempo non permetterebbe, sulle quali non avremmo il tempo di interloquire. Scusami Francesco, perché questo spunto di Nicola, io avendo precipitato il mio tema su quello che mi sta davvero a cuore, avendo questo parterre de rois in presenza e quindi la parte esecutiva, non voglio però tralasciare qui, rivolgendomi soprattutto ai discenti, la parte sostanziale. E il tema effettivamente if then. Qui c'è un punto cruciale che hanno messo in luce ovviamente tutti i primi commentatori dell'applicazione dell'intelligenza artificiale alle decisioni, e che è quello che io proprio in un secondo ho detto, l'empatia, che è decisiva. Un magistrato che si trova a giudicare un giovane per tossicodipendenza e però c'ha in famiglia delle persone che hanno quella vicenda, non c'è dubbio che avrà un tipo di empatia diversa dalla macchina, scusate. E cioè, quella parte lì, le macchine non possono averla. E quindi c'è una contestualizzazione legata a un'esperienza personale. Cioè, in qualche modo, il giudicare i propri simili sarà sempre impossibile per un algoritmo, perché non giudicherà simili all'algoritmo, si giudicherà di simili. Allora, questo fattore, che potranno passare pure migliaia, vabbè, se arriviamo al cyborg, qui siamo nella fantascienza, però rimaniamo alle cose con i piedi per terra. E questo è un elemento cruciale, perché c'è quel contenuto della decisione che è legato a un'esperienza anche estranea alla vicenda giudiziaria, ma un'esperienza che ti consente di dare una valutazione a una vicenda che tu hai già vissuto, direttamente o indirettamente. L'algoritmo non può averla vissuta quell'esperienza. Questo io ritengo che sia il punto che è un po' il cuore di tutto il problema della decisione robotica.
che è un ausilio straordinario, che aiuta, che ha una memoria formidabile e infinitamente più ampia dell'essere umano da quando l'elaboratore elettronico ha battuto i due giocatori di scacchi più bravi del mondo. Quindi lì è prova provata che sono dal punto di vista del calcolo molto più brave. Ma non basta il calcolo. E questo solo come punto, perché Nicola giustamente lo ha sollecitato e mi sentivo di dirlo. Certo. Intanto ci sono già... Ecco. Ma Nicola, scusa. No. Ecco. Mi chiamo Claudio. Ecco. Un momento, forse c'è una domanda che leggo in chat. Non è funzionante. Allora, non è Claudio Amato ci scrive che non gli funziona il microfono e si chiede se è possibile porre... Ah sì, certo. Allora, attendiamo la domanda per iscritto se il microfono non... Se Claudio, Claudio Amato formula la sua domanda. Io mi affiancherei alle inserirei nelle considerazioni che sono state fatte, nelle considerazioni di Alberto, per osservare un altro aspetto che forse non può essere sottovalutato della decisione. È stato messo in evidenza che tra i limiti della decisione robotica c'è il fatto che la decisione va in qualche maniera impostata e poi il meccanismo discende da quell'impostazione. E l'impostazione resta esterna all'algoritmo in sé e alla selezione dei fatti. Questa cosa mi sembra importante, e quindi ripete che la... Il professor Gambino ce l'aveva anche detta nella sintesi, no, dei sette vizi capitali della decisione, ma io a questo aggiungerei anche un punto di vista correlato, e cioè che la decisione è impostata con un metodo essenzialmente dialettico, che la decisione robotica in qualche maniera rischierebbe di escludere. Cioè, il punto è che tutti i ragionamenti si aggiornano sulla base di quello che le parti contrapposte argomentano, sia per l'interpretazione della legge, sia per la qualificazione della fattispecie. Io approfitto, cioè dico una cosa più per i nostri dottorandi, e cioè per avere l'idea della complessità e di quanto sia aperto sia il giudizio sull'interpretazione della legge, che in genere è un testo normativo, sia quello sulla qualificazione, utilizzerei due esempi secondo me particolarmente significativi. Un esempio è un po' il ricordo di una mascalzonata storica, qual era il vaticinio della Sibilla Cumana, alla quale si racconta che dicesse a chi andava a chiedere prima di partire per la guerra se sarebbe tornato, lei rispondeva senza intonazione: ibis, red ibis, non morieris in bello. E come è noto ha la doppia interpretazione, perché la negazione in latino può precedere o seguire la parola, e quindi potrebbe essere interpretato come ibis, redibis, non morieris in bello, cioè andrai, non tornerai perché morirai in battaglia, o ibis, redibis, non morieris in bello, cioè andrai, tornerai, non morirai in battaglia. E qui è evidente che il testo da interpretare è un testo aperto che si può interpretare solo con elementi aggiuntivi se entrano nel giudizio di valutazione. Qui nel caso in particolare bisognava sapere se quello moriva o non moriva, perché se moriva, a tutte le ore questo elemento esterno all'enunciato normativo dava il senso alla frase. E saluto il professor Franzoni, al quale... Non so, sono ancora un attimo, grazie davvero, onorato molto, del tuo ascolto. No, molto molto convincente, molto ragionevole, veramente molto molto interessante. Insomma, dai, avremo occasione di parlare probabilmente ancora, per questi sono i temi di cui potrò nuovamente provare in presenza, certo. Arrivederci. Grazie tanto. Scusami Francesco, su queste cose che hai detto volevo rassicurare i giovani che vogliono cimentarsi nella professione forense, perché il mio pronostico è che si estinguerà prima il magistrato dell'avvocato,
E cioè, mentre il magistrato è facilmente surrogabile da un algoritmo, anzi per certi versi potrebbero trarne beneficio tutti, e il ruolo dell'avvocato, proprio della dialettica, è ovviamente immortale, perché è proprio l'essenza relazionale degli esseri umani. Ovviamente subirà una metamorfosi rispetto alla sua professionalità. Dovrà essere anche un esperto di informatica, un esperto di linguaggio, un esperto di algoritmi, di matematica, e cioè dovrà capire che per convincere l'algoritmo non dovrà essere solo persuasivo con la toga sulle spalle, ma dovrà anche capire come identificare dentro i ragionamenti dell'algoritmo una serie di casi precedenti che sono più confacenti alla propria difesa. Voi sapete che i grandi studi nordamericani ormai con un software tirano giù tutte le sentenze favorevoli, parlo dentro gli studi di avvocati, le sentenze favorevoli alla propria parte, non certo ricercate come facciamo noi con la parola chiave, ma ricercate con il ragionamento. Guardate che complicatissimo codificare una decisione in base al ragionamento. Cioè ti tirano fuori le 90 decisioni che, a prescindere dal lemma, dalla materia, da quello che è l'argomento, che hanno portato a un iter logico, deduttivo e poi a questo punto argomentativo ai fini della decisione, che segnala tutta un'omogeneità di ragionamenti che portano poi a far vincere la parte. Questa cosa noi in carne e ossa, che poi è quello che facciamo in realtà, lo riusciamo a fare su 2-3 sentenze, ma non su decine di migliaia, se non centinaia, se non milioni di sentenze. E guardate che l'avvocato, che a quel punto ha quel piccolo patrimonio, quel tesoretto di sentenze da spendersi, 9 su 10, poi figurati nel sistema nordamericano 10 su 10 la causa la vince, non 9 su 10 il caso nostro, è più complicato. Quindi ci sarà anche da ripensare alla professione forense, che però ritengo sia immortale, mentre vedo un esito purtroppo infausto per la magistratura in carne ossa. Buonissimo, intanto la domanda. Dunque, una prima domanda, Alberto, non so se la leggi. Viene chiesto se ritieni più in armonia alla nostra cultura giuridica e al nostro diritto vigente la proposta teorica del professor Sarden dell'UCLA, secondo il quale la decisione robotica, sia essa giudiziaria, sia essa negoziale, sto leggendo, dovrebbe darsi valore esclusivamente prima facie, lasciando all'intervento umano la possibilità di correggere, rivedere, modificare o anche ribaltare il contenuto. In questo modo si medierebbe tra calcolabilità algoritmica e intelligenza emotiva. Certo. Sì, sì, questo è, diciamo, i nostri colleghi, questa è la tesi, che abbiamo un primo setaccio dove all'interno di quel setaggio si utilizzano gli algoritmi. Poi però è ammessa la prova contraria e si apre il contenzioso vero e proprio. Io sono convinto che all'inizio sarà così. Diciamo la verità, all'inizio già è così, solo che anziché un giudice normalmente la controparte è una multinazionale, spesso una multinazionale del web, che decide per noi. Se a noi ci sta bene lo accettiamo, se non ci sta bene allora ci rivolgiamo raramente all'autorità giudiziaria. Quindi anche qui c'è una coscienza sociale e un'accettazione di quelle decisioni da parte del soggetto forte, del contraente forte. E quella spesso è una decisione algoritmica, non è più nemmeno, pensate nel campo assicurativo, nel campo assicurativo ti eliminano immediatamente, lì sì, anche andando ad apprendere la somma di denaro, visto che tu già gli hai dato la possibilità di andarsela ad attrarre nel loro conto, e poi eventualmente la contesti. Chiunque di noi prende una macchina a noleggio sa perfettamente che tutte le penali sono immediatamente apprese dall'altra parte e poi si contesta. Certamente ci sarà una prima fase, come dice il nostro amico, cioè dove ci sta una situazione prima facie, come se fosse un cautelare, dove si dà ragione a una parte, perché e lì si può usare ampiamente la decisione robotica. La prospettiva nella quale io vi segnalo è che non solo ci sia una seconda fase, ma ci sia addirittura la fase dell'enforcement. Non lo dico perché poi capita così, che nessuno di noi ha la sfera di cristallo, ma perché io ritengo che invece siano strettamente collegate queste fasi. E cioè inevitabilmente, quando c'è un'accettazione, come in parte c'è adesso, che almeno una parte delle nostre controversie possono essere decise perché è più efficiente il sistema
perché a me se la compagnia aerea comunque mi restituisce 150 euro anziché i 500 di cui avrei diritto, e a quel punto però io non ho tutta una serie di spese, mi appago di quei 150 euro. E quindi inevitabilmente, per quelli che un tempo erano illeciti, reati bagatellari, la decisione algoritmica è già oggi compresente. Se a livello di collettività e di cultura giuridica, e qui siamo chiamati tutti in causa, si dovesse ritenere che questo effettivamente diventa il sistema più efficiente, a questo punto il passaggio successivo è che l'intero giudizio possa assumere questa conformazione. E lì c'è questa mia provocazione, illazione, che possa addirittura a quel punto realizzarsi anche la fase esecutiva. Poi lo stesso Claudio Amato ti chiede se la stessa logica della valutazione dei tempi potrebbe allora estendersi anche agli smart contract. Scusami, la stessa logica? Sì, Di una valutazione in due tempi, mezza, la ma prima. lì l'ha messo in luce bene il professor Cipriani, cioè quando siamo nell'ambito privatistico, e qui la grande differenza è il processo, siamo nel diritto pubblico, non siamo nel diritto privato, mentre dentro tutto il tema della negoziazione è tutto lasciato alla libertà dei contraenti, all'autonomia, poi salvo anche lì ci sono dei meccanismi derogatori quando c'è un interesse pubblico rilevante anche nella negoziazione privata. Ma da un punto di vista invece del processo, qui c'è un interesse pubblico. Allora, il meccanismo tecnologico può essere lo stesso, ma il dibattito in qualche modo incontra un crinale che inevitabilmente ha bisogno a questo punto di una legge dello Stato, eh? La grande differenza alla fine tra pubblico e privato è che i privati le leggi se le possono fare tra di loro se stanno all'interno di quel contesto orizzontale di interessi. Quando l'interesse si fa verticale, la legge la fa il Parlamento, oppure i privati non possono o non potrebbero. Poi tutti noi navighiamo in tante decisioni della giurisprudenza che insomma hanno anche prospettive diverse.